Salve a tutti e benvenuti nel quarto episodio di Trek to Yomi, il mio let's play walkthrough del gioco completo essenzialmente. Nello scorso episodio avevamo affrontato il terzo capitolo, riaffrontando il nemico che avevamo battuto nel primo capitolo, quello a cui avevamo tagliato il naso. Sembrava morto, ma ora era più vivo che mai e ci ha apparentemente uccisi. Noi ora siamo in questa sorta di mondo limbo in cui il personaggio non capisce se è vivo oppure se è morto e sta cercando di capirlo. Gli è comparsa Aiko che vuole che si segua, quindi proseguiamo. Posso andare di qua? Sì. C'è magari un oggetto? Sì, che c'è un oggetto. Ok, frecce raccolte. Mi aspettavo qualcosina in più, sinceramente. Però le frecce sono davvero OP. Mi sa che non è proprio lei, eh. Scatticchia un pochettino. Infatti, tecnicamente il gioco non è per niente ben ottimizzato. Però artisticamente, ripeto, è abbastanza di valore. Per caso è passata qui una giovane donna? In un certo senso. Ti prego, parla chiaramente. L'hai vista? Più avanti, ma procedi cautamente. Questa terra è corrotta e un'infida piaga la sta consumando. Una piaga. Grazie, farò attenzione. La piaga che ha ucciso queste persone sui carretti? Può darsi. Qui in fondo vedo un oggettino. Capacità munizioni raggiunta. Ok, niente di che. E qui un collezionabile. Oh, nudo. Perdonatemi per le pronunce totalmente a caso, ma purtroppo non li conosco. Una carta di un mazzo di Karuta. Sul retro è raffigurato uno yokai, uno spirito o una belva leggendaria. Questo è un nudo. Un gigante vestito da santone. Un po' brutto quel gigante. Esistono molti racconti che narrano di come Onyudo seminasse distruzione e terrore, ma altri lo descrivono come un aiutante degli uomini. Si dice che facilitasse i raccolti, riparasse ruote e dei mulini bloccate, sgomberasse sentieri ostruiti. Tale forza e perseveranza sono ciò di cui ho bisogno ora. Ok, è come se i collezionabili, dialogassero con il nostro personaggio. Posto diario aggiornato, leggiamo. Dovunque mi trovi, so solo che si tratta di un luogo afflitto. Una malattia terribile devasta le menti e i corpi di coloro che vi risiedono. Aiko non è fra loro, grazie ai kami. Mi attende da qualche parte, più avanti. Ok. Qui dentro possiamo entrare? Sì che possiamo entrare. E abbiamo anche un nuovo collezionabile. Un'opera Bo. Un'altra carta del mazzo di Yokai. Questa maligna apparizione assume connotati umani familiari, solo per poi rivelare il suo vero aspetto e terrorizzare i malcapitati che hanno la sfortuna di imbattervisi. Storie narrano di pescatori avvicinati da un'affascinante donna, che hanno visto la propria estasi lasciare il posto a un grido di terrore non appena il suo volto si tramutava in una vuota distesa di pelle. Qui abbiamo anche un potenziamento. No, capacità munizioni raggiunta. Ok. Possiamo proseguire quindi. Guarda, questo sta spostando un corpo. Li bruciano per evitare che la piaga si diffonda. Ora, noi dove possiamo andare? Di qua? Di qua c'è un potenziamento. Salute aumentata, ottimo. Allora, qui abbiamo niente. O meglio, abbiamo capacità munizioni, ok? Ma perché così tante munizioni? Non ha senso. Possiamo parlare a lui. Dimmi, ti prego, è tutto vero? Tutto e niente. Ricordo il fuoco, una battaglia, e poi cosa? Posso aiutarti a ricordare? Apri la gabbia, aprila. Apri ora, ora. Sì, aprila, guarda. Apri, fame, fame.
Non è che questi sono quelli che hanno mangiato il cibo degli inferi? Il cibo dell'aldilà e sono stati corrotti, proprio come Izanami o G, non mi ricordo quale dei due. Continuiamo, eh. Si combatte. Un puro. Guardalo l'afflitto. Qual è il tuo problema? Mio. Ma è fortissimo l'afflitto. Attacco con rotazione leggero. All'indietro XX. Eseguito attacchi leggeri aggiuntivi dopo un attacco rotante. Va bene. Ok, no, non voglio più informazioni. Gli attacchi pesanti gli fanno molto questi, eh. Sono molto efficaci. Cosa vuoi? Mostro. Proseguiamo lungo questa palude. Qui abbiamo altre munizioni. Ok, potrei effettivamente usare un po' delle munizioni, dato che me ne danno un casino. Per niente, a quanto pare. Eccoli, appunto. Hanno un moveset un po' strano, eh. Guarda il ragno lì nel primo piano, che bello che era. Ah, e si salva per la prima volta in questo. In questo capitolo. Qui abbiamo un altro collezionabile, no. Capacità munizioni raggiunta. Aspetta, Aiko. Vabbè. Sono stupido, eh. Sì, gli attacchi in affondo pesanti sono fortissimi contro questi. Servono attacchi pesanti contro di loro, ok. Buono a sapersi. Un umano. Un altro samurai? Non lo riconosco. Non parlare come se fossi uno di noi, bastardo. Devi confondermi con qualcun altro. Solo chi lo merita incontra la mia spada. La tua lingua è abile a pronunciare menzogne. Non è davvero vergogna, demone? Quindi lui pensa che noi siamo dei demoni. Quindi questo in teoria è un personaggio normale. Stordito e mossa finale per ricaricarci anche la vita. Ok. Tosto quel samurai, eh. Esatto, attacchi pesanti e muoiono come niente questi. Altro altare per salvare. Qui ora possiamo andare sia a destra che a sinistra. Proviamo ad andare a sinistra prima. Esattamente, un altro collezionabile. Otoroshi. Nonostante lo spettinato yokai, noto col nome di Otoroshi, sia orribile alla vista e si occupi solamente di morte, è piuttosto una sorta di spirito guardiano. Attende in cima ai tetti e agli altari. E piomba su coloro la cui anima è pervasa dal male, per sventrarli e divorare le loro membra. Infine, ritorna nell'ombra, in attesa del prossimo empio malcapitato. Ok. Ok. Davvero un affondo con Y e muoiono, comodissimo. Munizioni, ok. Ecco lui.
Gesù si accarogna, inginocchiati. In ginocchio ho detto, sottomettiti. Potrei usare tipo l'arco, no? Combinazione leggera, XXXXX, ok. Con un finale stordente, comodo. Ma come vengono infilzati bene? Posso passare qui? No. Ok, noi dobbiamo andare quassù. E possiamo... Sì, possiamo usare questi argani per uccidere loro. Bene così. Salviamo. E proseguiamo. Abbiamo un altro collezionabile qua. Itotsume Kozo. Alcune persone temono gli spiriti che assumono la forma di un bambino con un solo occhio, mentre altre li trovano adorabili. Adorabile? Davvero? Alcuni credono che siano degli antichi kami di montagna, un tempo potenti e ormai caduti in disgrazia. Alcuni sanno che un bambino può nascere con un solo occhio e trovarsi a lottare invano per la vita. Forse allora la verità è che il deforme Itotsume Kozo non simboleggia né la paura né il diletto, ma soltanto un persistente dolore. Ok, possiamo salire. Saliamo e vediamo cosa c'è sopra. Un nemico. Un demone. Però c'è anche un potenziamento, energia aumentata, bene così. Ne valsa la pena salire. Ok. Cosa? Mi fa danno quello? Ma chi lo sapeva? Datemi un altare, per favore. È tipo quello, no? Come potrei batterlo? Cioè, devo starci alla larga. L'unico modo per passare. Fatto, munizioni. E lì c'è un collezionabile. Un arco, ok, frecce raccolte. Un altro samurai. Riponi la spada, samurai. Seguo anche io la via del Bushido. Bugiardo! Sei coperto dal sangue degli innocenti. Vabbè. Ho consegnato lo Yomi a molti uomini, ma nessuno di essi era innocente. Ti prego, non c'è motivo per cui uno di noi due debba morire quest'oggi. Ho visto la mia gente strazzata per le strade. E ancora il coraggio di parlare di pace? Demone senza onore. Ok. Senti, vai a cagare. No. Mossa finale. Questi guerrieri mi confondono con i farabutti che hanno devastato il loro villaggio. Gli stessi che ho affrontato. Forse. Forse. Ma che bella questa facciona di pietra. Ok, continuiamo. Va nella palude. Due affondi e loro muoiono, ok. Esatto, uno e due. Bene così. Stiamo andando avanti abbastanza lisci in questa parte. Qui ci sarà un collezionabile, immagino. Ah no, c'è proprio un altare. Sì, un altare con un
un potenziamento e delle munizioni. Nuovo collezionabile trovato. Yurei. Questa carta raffigura il più triste degli yokai. Gli Yurei sono spiriti a cui è stata negata una serena esistenza nell'aldilà, a causa di una morte violenta, di una vita crudele o di rancori e rimpianti legati alla loro vita terrena. Rimangono legati al nostro mondo e, nonostante alcuni causino guai, altri si impegnano ad aiutare coloro che li piangono. In tal modo l'amore di una madre può sopravvivere anche alla morte. Interessante, questa cos'è? Vita, energia? Energia. E qua abbiamo munizioni, capacità munizioni raggiunta, ok. Non si prosegue di qua, giusto? Non si può scendere. Si torna indietro. Vabbè, ne è valsa la pena venire qua. Potenziamento più collezionabile. E eventualmente munizioni. Più un altare per ricaricarsi la vita. Non chiedono di meglio. Mentre qui si sale. Ok. Molto scura questa parte. E posso distruggerlo quel ragno? No, non posso. Sarà quella la piaga, la distruzione che sta appunto infettando queste terre. Aia. Ok. Fanno un casino di danno quelle cose. Ma tantissimo. Tu cosa vuoi? Parla. Un samurai? Qui? Mi sono perso. Non so come. Sì, lo capisco. Ci siamo tutti persi qui. Che sciocchezze. Non può perdersi un intero villaggio. Forse allora non è altro che un ricordo. Ciò che dici non ha senso. Dimmi, ti prego, cos'è successo qui? Vai avanti, samurai. Aggrappati alla tua speranza. Ne avrai bisogno. Tutti non vogliono dirci cosa sta succedendo, però questo ci ha dato un indizio. Potrebbe essere un ricordo. Temo che non mi darai ascolto, samurai. Ma non ho intenzione di farti del male. Sono già stato ingannato una volta. Non mi lascerò ingannare di nuovo, farabutto. Ti prego, soffro anche io come te. Combattiamo lo stesso nemico. Aiutiamoci l'un l'altro. Chi te lo dice che combattono lo stesso nemico? Hai portato via tutto ciò che avevo, la mia casa, i miei amici, il mio onore. Giustamente l'onore nella cultura giapponese è molto importante. Sono più lucido di quanto sia mai stato. Solo con la tua morte potrò trovare la redenzione. Beh, io con tutte le morti che ho causato a questi samurai del cavolo dovrei aver trovato una redenzione, no? Mossa finale. Diario aggiornato. Questi altri samurai hanno affrontato qualcosa di terribile. Qualcosa, forse, di fin troppo simile all'orrore che mi ha investito. Mi hanno attaccato come se fossi il responsabile e mi hanno ignorato quando ho implorato la pace. Sono stato costretto a difendermi, afflitto dal fatto che non ci fosse altro modo. Aiko comprenderà. Spero. Fame, fame. Afflitto. Allora, di qua c'è un collezionabile che mi prendo volentieri. Esattamente. Uan. Il Karuta mostra l'Uan, uno yokai noto come la voce incorporea, che di notte grida il suo nome nell'ombra, terrorizzando coloro che dormono. Che paura che è. Chi ha avuto modo di vedere la vera forma dell'Uan riferisce che i suoi denti sono neri, le sue mani nodose, dai lunghi artigli e con soltanto tre dita. Uno spirito ripugnante il cui solo scopo è minacciare e destabilizzare. E oh, guardalo come vuole prendermi il ragno. Quello è morto nel frattempo, vabbè, cavolo suoi. Pieno di ragnoni qui, guardali. No, via, via, via. Di qua si va avanti? O si torna indietro? No, qui ok, ci sono delle frecce, interessante. Vediamo un po', eh. Qui forse si va avanti.
Sì. C'è pure il dialogo suo, quindi si va avanti per forza. Torniamo un secondo indietro che magari qui ci sono... Esatto. Magari qui ci sono dei collezionabili. O dei potenziamenti, ancora meglio. Salute aumentata, questo sì che è utile. Capacità munizioni raggiunta. Ok. Potenziamenti alla salute sono la cosa più utile del gioco. Vorrei salire qui, ma non posso farlo, dovrò salire da qua. E di nuovo qui dove si andrà? Proviamo ad andare di qua. Esatto, qui ci sono dei collezionabili. Nuppeppo, una raffigurazione dello spirito in forma e senza volto, il cui olezzo è in grado di nauseare l'uomo più resistente. Eppure, a dispetto del suo aspetto flaccido e rivoltante, si dice che le sue carni possano garantire una forza fuori dal comune e perfino l'eterna giovinezza. Simili virtù mi sarebbero di enorme aiuto nella lotta che dovrò affrontare. Vabbè, grazie al caso, è come chiedere cheat. Immortalità, eterna giovinezza. Noi proseguiamo. Altri nemici. Vabbè, tu ormai ho capito come affrontarti. Ed è molto facile farlo. Estremamente facile ormai, una volta capiti i loro moveset. Qui si può salvare. E si può andare di qua, mi sa, e basta. O forse anche di qui. Si può scendere? No. Ok, proseguiamo. Aiko, dove vai? Eccola là. Il fantasma. Io qui vedo anche un potenziamento, però che vado a prendermi. Energia aumentata, va bene. Ed ora proseguiamo. Tiratore scelto, se è finito muori. Cosa? Non posso muovermi, eh. Sta facendo tutto il gioco. Ah, ora posso muovermi. Sì, ma mi ha laggato nel momento in cui... Vabbè. Nel momento in cui avrei dovuto evitarlo, mi ha laggato. Ozutsu. Seleziona in giù. R3 attacco a distanza. Lo Zutsu è la più lenta, ma la più forte delle armi a distanza. Ok. Questa. Vediamo se riusciamo ad utilizzarla bene. Questo lago è troppo freddo. Ok. Però c'è una zattera che potremmo prendere. Per passare. Fragile come carta di riso, ma dovrà bastarmi. E carta di riso effettivamente è fragilissima. Ah, che bella inquadratura. Cioè... Chapeau artisticamente, questo gioco è davvero bello. Guardate anche come si muovono nel vento i suoi vestiti. Morimitsu, è lui! Il nostro vecchio amico. Boss di fine capitolo. Arrabbiatissimo Morimitsu. E niente, boss di fine capitolo. Proprio lui. Oh, anche altre persone in realtà, eh. Ma è già morto Morimitsu, ma no.
Ma che scarso. Però sono molto resistenti a questi. Sono più resistenti del normale. Ok. Cosa ti è successo, amico mio? Come ha ridotto la tua mente questo luogo empio? Quindi abbiamo ucciso anche Morimitsu. Così. Per gradire. Ho visto Morimitsu morire a Kamikawa Mura con i miei occhi. Eppure in qualche modo è sopravvissuto. Mi ha incolpato per la sua sofferenza e per averlo condotto lontano da dove c'era più bisogno di noi. Le sue parole erano vere. Ma arrivare ad attaccarmi e obbligarmi a versare il suo sangue è stata pura follia. Perdonami, amico mio. Aiko è l'unica speranza che mi resta ora. Proseguiamo. Altarino, grazie. Aia. Vabbè, devo imparare ad evitarlo quel colpo. Capacità munizioni raggiunta. Di qua non posso fare nulla, credo. Posso andare da questa parte? Nope. Nemmeno di qua. È tutto chiuso qui, quindi si va di qua per forza. Bene così. Altri ragnoni, via via via. Altare. Grazie per questo altare. Importantissimo. Là vedo. Cosa sono munizioni? Sì, munizioni come al solito. Lì sopra però vedo forse un collezionabile. Guarda qui. Esatto, un nuovo collezionabile trovato. Inugami. Cane? Ah, questa carta raffigura l'Inugami, lo spirito del cane. Taluni pensano che sia una maledizione, incline alla disobbedienza e foriero di mala sorte. Ma altri. Sanno che si tratta di uno spirito leale e protettivo, un fido servitore per la famiglia a cui si lega. Tratta un cane con affetto e il suo amore sarà eterno. Trattalo male e senza dubbio incontrerai i suoi denti. Giustamente. Prendiamo questa capacità a fare trauma aumentata intanto e distruggiamo questa porta. Un altro nemico. Mettiamo anche gli altri. Non l'avevo manco visto io questo, A dirvi la verità, manco l'avevo visto dietro quella. No, tu. Aia. In due erano qui con quest'arma del cavolo. In due. Ok, posso passare di qua? Sì. E di qua però credo si vada avanti, esattamente. Sì, si va avanti di qua. Cacchio, volevo tornare indietro. Avrò perso un sacco di collezionabili. Capacità munizioni raggiunta. Forse ho perso anche dei potenziamenti, cosa più importante. E arriviamo ad un'altra zattera. Lunghetto, questo capitolo? Vabbè, in realtà più o meno tutti i capitoli stanno avendo la stessa lunghezza. Io qui salvo.
Munizioni. Easy. Mi ero stancato però a fare tutte quelle mosse. La mia stamina era crollata. Ho mangiato fino all'ultima briciola, non potevo farne a meno, avevo tanta fame. E infatti questi sono stati corrotti proprio dal cibo dello Yomi, come avevo previsto. Capacità massima, munizioni raggiunta. Vediamo se di qua c'è qualcosa. Nope. Sentilo com'è impazzito ormai. Il finale del capitolo sarà sopra questo edificio. Di qua non c'è niente. No, non a salire, voglio uscire, vedere cosa c'è fuori. No, qua mi sa che si va avanti. Proprio così a naso, eh. Vediamo se avrò avuto un buon fiuto oppure no. No, ok, si va da una... Si va avanti di qua. C'è anche stato il dialogo. Se c'è un dialogo di Rocky, molto probabilmente è perché si sta andando avanti nella trama. No, se andava su... Ma che palle, se andava avanti di là. Cioè, si andava avanti di qua e di là invece probabilmente c'era un potenziamento oppure un collezionabile. Che palle, il fatto che non possa tornare indietro. Proprio una cosa scomoda. Appunto. I miei collezionabili, eh? Non c'è modo di tornare, non c'è modo di tornare. Facciamo modo di prendere l'ultimo collezionabile. Ma no, il penultimo. Ok, non ho perso collezionabili. Peggio, vuol dire che ho perso probabilmente solo potenziamenti. Questo è Ushioni. Questo è un vero mostro terrificante. È il demone del bue, il ragno della testa di bove che va a caccia di uomini. Ah. Alcuni infestano le spiagge deserte, balzando con i loro temibili artigli sugli sprovveduti e spruzzando su di essi il loro veleno. Si dice che altri invadono le città, diffondendo morte in lungo e in largo durante le loro selvagge scorribande, non molto diversi dagli uomini spietati che oggi sono venuti al mio villaggio. Oh. Unlucky. E salviamo. C'era un oggettino qui. Ok, classiche munizioni, va bene. Non ci sono le cose stealth qui, vero? Ah, quanto ti sta sul culo che ti ho evitato. Fuori pure tu. Ah, quanti ne devono arrivare ancora? Muori. Più semplice di così, guarda. Munizioni. Di qua penso non si possa salire, esatto. Quindi si va giù. Vai, spingi. Bravo. Qui c'è un... Si può salire, si può fare qualcosa, si può scendere. No! Che palle, non posso più risalire. Mi sono perso una cosa là in fondo. Però l'ultimo collezionabile è qua. Beh, del quarto capitolo li ho trovati tutti. Yamawaro. Questa mostra Yamawaro, il figlio delle montagne. Nonostante sia incline ai dispetti, può essere d'aiuto se nutrito a dovere. Numerosi boscaioli gli sono grati per aver ricevuto un cospicuo aiuto durante le loro lunghe giornate di lavoro. Tuttavia, coloro che lo ricompensano con porzioni di riso e sake più scarse di quanto promesso, finiscono presto per rimpiangere la loro scelta. Uno stronzetto questo, eh? Munizioni raggiunte. Morto.
Impuro, impuro. Questa combo è devastante contro questi demoni. Troppo veloce per te. Eccola. Siamo forse arrivati alla fine del capitolo. Io qui salvo. Guardo se qui indietro si può andare. Qui di lato, no. Ok. E andiamo allora verso probabilmente la fine del capitolo 4. Ok. Volevo i demoni e mi hanno dato i demoni. No, non volevo entrare lì. Ma posso parare i suoi colpi? Chissà se posso farlo. Ma tipo, non so, un colpo d'arco glielo posso tirare, no? Che dite? Oh, dai kunai. Tanto ora o mai più, cioè, voglio dire. Allora, parando un po' di danno lo evito, effettivamente. No, sono morto. Ok, questo è un boss che richiede molto più studio. Spero non mi faccia fare ancora tutto il... Ok, non mi fa fare il filmato. Ottimo. Posso solo evitarlo, probabilmente, questo boss. Ah, però. No! No! Ero arrivato quasi alla fine. Rifacciamolo, non è un problema. Non è un combattimento così brutto in realtà. Sono io che sono un po' pollo. Ora lei fa questo attacco. Io mi allontano e le sparo. Questo le ha fatto male, eh. Ha fatto male anche a me. Dai, l'avevo evitato. Finiamola con l'arco. Off camera, tra l'altro. È morta? Morta anche lei? それまではおののくことしかできずにおりました私は黄泉の者となり申したしかと受け入れたのです拙者が遅すぎたのじゃそなたをあのような鬼の手にかけさせてしまおうとはされど拙者もここにおるそなたのそばで静寂とともに私もそうしていたく存じます。されど、叶いませぬ。今しばし、
あの人殺しは今も生きております。カゲロウを止めなければさらなる命が奪われることでしょう。黄泉の深みがあなた様を呼んでおられます。そこで斧が道をお選びください。Ah, resterò al tuo fianco. Gli altri hanno bisogno del mio aiuto. Kageru deve pagare. Quindi è un finale scelta multipla. Allora, non resterò al suo fianco di sicuro. Facciamo Kageru deve pagare. Restare al suo fianco penso vorrebbe dire rimanere qui morti e amen. あなた様がそうおっしゃるならば、落ちる道も戻る道。Esatto, ci fa resuscitare. そなたにもう一度会うことは可能か。一度だけ。もしくは永遠に。Tutto sotto forma di cutscene. Beh, ce n'è messo di tempo a capirlo. Il diario, leggiamo questo e l'episodio finisce. Mi è stato insegnato che la via del guerriero si trova nella morte. Eppure la mia morte sembra solo una tappa di un viaggio più grande. Lo Yomi, il regno delle tenebre, è il luogo di tormento e corruzione. Un luogo di sofferenze oltre ogni immaginazione. Forse è proprio ciò che merito, per i miei fallimenti e per la promessa che ho infranto. Forse, o forse no, lo vedremo nel prossimo episodio, perché questo finisce qui. Ti ricordo di mettere un mi piace se il video ti è piaciuto, di commentare e di iscriverti al canale per non perderti i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video.